essere al Fiotorrisi, si è chiusa questa stagione, una straordinaria stagione per te, per Sì, abbiamo da qualche giorno finito, non nel migliore dei modi, però abbiamo finito una stagione che ci ha visto trionfare lungo e largo, ci ha fatto fare dei risultati veramente importanti che danno ragione a una società che ha fatto gli investimenti stratosferici, oltre che sportivi, logistici e strutturali, e quindi ci godiamo questa vittoria e adesso testa alla prossima stagione. E questo si tira il fiato per quasi un mesetto, la testa già al ritiro alla prossima stagione. Vabbè, diciamo si deve fiare la parola del caso, ci riposiamo a livello di campo, lavoriamo in ufficio, il ritiro è programmato per il 14, già c'è la partenza per Cascia, quindi abbiamo pochi giorni per cercare di partire, grazie al lavoro che abbiamo iniziato a fare comunque da più tempo assieme al direttore e al presidente, per cercare di andare in ritiro almeno con l'80% della rosa a disposizione. Ecco, molto rapidamente, lo spogliatoio come ha vissuto il weekend? Non tanto la partita, quanto le ore precedenti, le voci, un po' di malumore. No, no, assolutamente. Noi sapevamo che il Presidente ha dato sempre tranquillità, serenità, quindi non abbiamo assolutamente patito queste chiacchiere che ci hanno sempre, siamo stati sempre isolati, anche perché, ripeto, il Presidente a noi ci ha manifestato sempre tanta sicurezza, serenità, quindi assolutissimamente. Abbiamo finito stanchi perché abbiamo dato tanto, i ragazzi sono stati encomiabili per tutta la stagione. Quindi io penso che sicuramente volevamo un finale diverso, eravamo a un passo da qualcosa che voleva dire storia, non ci siamo riusciti, però non bisogna dimenticare che siamo stati vittoriosi di un campionato che ci ha visto finire imbattuti, con record di punti, con miglior difesa, miglior attacco, 50 quasi risultati utili consecutivi. Abbiamo vinto la Coppa Italia, quindi è stata una stagione straordinaria, cioè ci ha visto trionfare nel miglior modo possibile. Penso che abbiamo onorato tutti la casacca e la responsabilità che ci ha dato la società di indossare questa maglia a noi. Ultimissima cosa, prima stagione per te nei professionisti, la prossima come la affronti? Come ho affrontato tutte le mie stagioni, essendo consapevole che mi aspetto un compito arduo, difficile, a me piace vivere di pressioni, minuti di pressioni. Sarò sotto esame e in discussione ogni santo giorno, ma io me ne vanto e questo per me è stimolo al miglioramento e stimolo a fare bene e cercherò in tutti i modi, attraverso il campo, come ho fatto quest'anno, come ho fatto nei precedenti, di fare il massimo e poi di far parlare quello, perché poi alla fine le chiacchiere lascio il tempo che trovo, l'ho sempre risposto con i fatti. Sarò nelle condizioni di poterlo fare anche l'anno prossimo e quindi diamo al campo poi le giuste sentenze.